Allora, dovete sapere che i canti dei Bublis erano fondamentali per le loro lotte, erano uno strumento per coalizzare e rafforzare gli scioperi che facevano, soprattutto nel periodo del 1908 al 1913, ci sono stati tantissimi scioperi fortissimi che bloccavano tutta la produzione, con anche con scontri poi con la polizia, e molti di questi vittoriosi. E la caratteristica di questi canti non è solo quello di essere dei canti di lotta, ma anche dei canti in cui l'aspetto della vita quotidiana, della liberazione dalla schiavitù, del lavoro salariato, la solidarietà e i rapporti fra i lavoratori erano fondamentali, cioè erano aspetti fondamentali, oltre alla lotta diretta col padrone. E questo traspare dalle varie canzoni. Allora, iniziamo subito con la canzone che è un po' l'inno dei Bublis, che è There is power in a union, che vuol dire c'è un potere, c'è del potere nell'unione. Nell'unione è anche l'unione sindacale. Da loro era un'organizzazione sindacale fondata soprattutto sull'azione diretta, cioè lo sciopero, l'occupazione della fabbrica, la difesa anche armata delle lotte, e per cui fuoriusciva un po', era una lotta auto-organizzata, fuoriusciva da quelle che erano le dinamiche dei socialisti dell'epoca, che c'erano anche negli Stati Uniti, in Nord America, piuttosto che dei sindacati ufficiali paragonabili ai nostri sindacati confederali. Erano delle lotte auto-organizzate, c'erano dei militanti che giravano in lungo e largo per il Nord America a favorire l'organizzazione dei lavoratori. Hanno subito una repressione fortissima, poi comunque nel dibattito verranno fuori tutti questi aspetti e anche in modo più preciso. Iniziamo con questo inno in cui si inneggia la forza dei lavoratori per ottenere dei miglioramenti concreti e immediati, ma anche per liberarsi dallo spettro della fame, della miseria e della tirannia del lavoro salariato. Un motto molto famoso dei Bublis che ritorna ed è questo: an injury to one is an injury to all. È un motto ricorrente dei Bublis. Dice che un torto, un'ingiustizia fatta a uno, è un'ingiustizia fatta a tutti. E allo stesso tempo si può aggiungere l'altro motto, che è United we stand, divided we fall. Vuol dire, se stiamo uniti, stiamo in piedi, riusciamo a combattere; se siamo divisi, cadiamo e siamo sconfitti. Allora, partiamo. Vai, Alo. Yeah.
The Preacher and the Slave, ovvero il predicatore e lo schiavo. E parla appunto di questi preti, predicatori vari, che cercavano di, alla fine, di lobotomizzare in qualche modo anche i lavoratori, dicendogli che avrebbero avuto la loro fetta di torta e il loro paradiso solo da morti, mentre invece una delle peculiarità dei Wobblies era proprio quella di lottare nel concreto, nell'immediato, sguardi appunto molto concreti, e quindi non si lasciavano stupire da questi predicatori, e questa canzone parla appunto di questo. Possiamo aggiungere, si vede nelle immagini, c'è la piramide del capitalismo, e i piani più alti vengono messi anche i preti, oltre ai banchieri e ai militari in generale, no? Perché hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento di questa piramide e della divisione in classe, insomma, per mantenere lo stato di cose presente. Vai. Dal giudice che ti condanna, dal secondino che ti chiude a chiave in cella, dalle pulci e dalle piattole, dalle cimici che ti rovinano il sonno quando dormi sotto i ponti e anche in galera, insomma, le condizioni, perché i Wobblies erano dei Wobblies in americano, è una parola cercata, vuol dire ciondolante, barcollante o anche vagabondo o comunque ubriacone, l'uomo della strada, il barbone, così detto, no? Loro rivendicarono questo nome, se lo preparano i giornali americani, ma loro invece se lo rivendicarono. E qua si mette in evidenza anche un po', da una parte, sai, The Popular Wobbly, quello che viene conosciuto abitualmente, è anche, ha un doppio significato, che è quello affibbiato dalla mass media, ed è quello anche che loro invece si rivendicano anche come vita, cioè nel senso di non sconfessare anche la vita da vagabondo, da giramondo, da flaneur, sì, in qualche modo. I'm not like them.
the stillness of my heart, will the roses grow wild over me? Uno sciopero che subì una repressione molto dura da parte della polizia e delle altre varie autorità che erano impegnate appunto a reprimere il IVV e tutti i lavoratori che lottavano, quindi anche la PIG, tutte quelle pseudo polizie che c'erano in quegli anni. E nonostante questa repressione che hanno subito, il testo comunque incita a prendere coscienza della propria forza per rivendicare il proprio. Marching, marching, the beauty of the day.
Yeah.
Allora, la prossima si chiama Casey Jones. Casey Jones era un grumirazzo, un grumino bastardo. E tutta la canzone ruota intorno a questo personaggio che pensa di tenere in piedi la, lo Stato e la produzione della, degli Stati Uniti. Della ferrovia, sì, l'Espiline, la linea ferroviaria che stavano costruendo. E niente, molto ironico, bisognerebbe conoscere un po' la, l'americano, anche perché ci sono molti termini in gergale. Vabbè, comunque.
Grazie.